Crostata con frolla, senza burro, latte o uova. È facilissima da preparare, leggera, tutta vegetale e soprattutto è buona buona. In una ciotola metti la farina setacciata con un pizzico di lievito. Aggiungi lo zucchero e il sale. Mescola gli ingredienti secchi e aggiungi poi il latte vegetale. Io utilizzo sempre il latte d'avena, che per me è il più buono. Lavora velocemente, aggiungi poi l'olio di semi. Profuma con la scorza grattugiata di un limone bio ben lavato, oppure con dell'estratto di vaniglia o ancora con della scorza d'arancia, sempre bio e sempre ben lavata. Impasta velocemente prima dentro la ciotola e poi sul piano da lavoro. Questa frolla non ha bisogno di riposo in frigorifero, quindi stendine tre quarti su un foglio di carta forno. Mettila poi con la carta forno all'interno di una tortiera del diametro di 24 cm ed elimina la frolla in eccesso. Bucherella la base e versa la confettura che preferisci. Io ho utilizzato quella di fragole, ma puoi utilizzare quella che più ti piace. Stendi la frolla avanzata aiutandoti con pochissima farina. Crea poi le strisce con cui decorare la crostata. Sulla crostata crea i classici rombi. Quando sarà pronta, inforna in forno statico a 180 gradi per circa 40 minuti. Lascia raffreddare completamente prima di togliere dalla tortiera e voilà!